Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi è il 6 gennaio, è il giorno della Befana e quindi, come di consueto, io volevo svuotare insieme a voi le calze della Befana. Parlo al plurale perché quest'anno è stata una Befana generosa. Intanto mio papà mi ha regalato la Befana della Kinder, questa qua, che è veramente bellissima, mi piace tantissimo, ha un bellissimo grembiule, un bellissimo vestito e poi è veramente simpatica. La trovo davvero bella ed è piena di prodotti Kinder, quindi poi andremo a vedere cosa c'è dentro. Poi ho una calza invece un po' particolare, un po' diversa, che è piena di prodotti make-up. Questa è la calza Bottega Verde, quindi anziché dolce e caramelle ci sono dei prodotti per il corpo e per il make-up, e mi incuriosisce molto. E poi c'è la classica calza, che è questa, che è piena di dolci, di caramelle, insomma di cose sfiziose. Questa è una calza che io in realtà ho da tantissimi anni. Di solito la appendo vuota all'inizio delle vacanze di Natale, poi sia io che il mio compagno, quando compriamo qualcosa di dolce, lo mettiamo all'interno della calza in modo da arrivare al 6 gennaio con la calza piena di cose sfiziose, di cose golose. Quindi poi andiamo ad aprire anche questa. Ma prima di tutte queste operazioni, voglio farvi vedere due befane che mi piacciono tantissimo. Una me l'ha fatta mia mamma, me l'ha regalata lei. E l'ha fatta proprio lei, e un'altra invece è un regalo del mio compagno. Questa è quella che ha fatto mia mamma, è una befana in feltro, quindi è proprio fatta tutta di feltro, si può appendere all'albero di Natale, anche la sua scopa, ed è veramente una befana che secondo me è bellissima. Poi c'è questa che mi ha regalato il mio compagno tantissimi anni fa e che mi piace molto. Io la tengo di solito sotto l'albero di Natale fino al 6 gennaio e poi quando arriva il giorno dell'Epifania la tiro fuori e la metto magari sul mobile del televisore in modo che sia a vista ed è veramente carina, secondo me. Adesso però che siamo curiosi di aprire le calze, andiamo a vedere quello che c'è all'interno. Io partirei dalla befana che mi ha regalato mio papà. Questa qui, come vi dicevo, è della Kinder e quindi troveremo tutti i prodotti Kinder. Vediamo cosa c'è all'interno. Dunque, ci sono due Kinder Bueno. Questi qua sono veramente buonissimi, proprio una gioia per il palato. Poi vediamo cosa c'è. Ci sono due Kinder Cereali. Questi anche sono molto buoni. Poi una scatola di Kinder, questi qua classici, le classiche barrette che sono comunque buonissimi. Poi vediamo cosa c'è. Ci sono due barrette Kinder però maxi, quindi in formato maxi. A me queste qua piacciono tantissimo, quelle in formato maxi, proprio io le adoro, le preferisco a quelle più piccole. Non so perché, perché poi alla fine sono la stessa cosa. Però queste qui maxi mi danno più soddisfazione, quindi sono felice che ce ne siano addirittura due. Adesso, tanto per fare un intermezzo alternativo, andrei a svuotare quella di Bottega Verde, quindi con i prodotti di make-up. E poi alla fine vi faccio vedere invece quella calza più grande, che è tutta piena di caramelle, di prodotti dolci. Però facciamo una cosa un po' diversa a metà video e andiamo a vedere cosa c'è invece qua dentro, che sono veramente curiosa. Il primo prodotto è una base trucco per le scente. Io questo lo avevo usato come prodotto perché l'avevo già trovato nel calendario dell'avvento Bottega Verde di qualche anno fa. Quindi l'avevo utilizzato, l'avevo anche finito e adesso lo utilizzerò di nuovo perché comunque mi ero trovata bene. Effettivamente l'effetto illuminante lo dà e quindi insomma è un prodotto sicuramente buono. Poi vediamo cosa c'è. C'è uno smalto rosso, eccolo qua, questo è color Ribes, quindi un classico smalto rosso, molto utile perché comunque il rosso è un colore che va sempre bene. Poi andiamo avanti con il prossimo prodotto. Vi posso dire che è piena, quindi ci sono tanti prodotti. Abbiamo una crema gel idratante con mela verde e kiwi, idrata e opacizza. Questo è un prodotto che io avevo visto nei negozi, però sinceramente non l'ho mai provato, quindi sono contenta di avere l'occasione di provarlo. Sono prodotti in mini size, perché per adesso abbiamo trovato comunque prodotti in formato viaggio, però a me viene bene, io sinceramente sono contenta di questa cosa, perché sono una viaggiatrice, mi devo portare dietro spesso delle cose in piccolo formato, quindi per quanto mi riguarda è un vantaggio. Poi andiamo avanti, una matita nera
per occhi intensa, una matita casual, quindi per la riga interna dell'occhio. Anche questa è utilissima, io le utilizzo tantissimo, quindi un po' di scorta mi viene bene. Poi, questo è uno struccante occhi bifasico, io mi trovo benissimo con lo struccante bifasico perché utilizzo quasi sempre il mascara waterproof, quindi mi viene proprio bene che sia bifasico e sono contenta che sia in formato viaggio perché questo va bene anche per l'aeroporto. Sapete che non potete avere prodotti liquidi che siano più di 50 ml, dovete metterli nella bustina a parte e questo è proprio perfetto a questo scopo. Poi andiamo avanti, cosa c'è? Vediamo un po'. Qua c'è un mascara nero. Vediamo subito com'è lo scovolino perché sono curiosa. Questo è in formato piccolino, va bene anche per la borsetta. Questo è lo scovolino, direi che può essere uno di quelli adatti per fare l'effetto allungante, quindi mi piace tantissimo anche questo. Me lo terrò nella borsa perché è piccolino. Poi qua c'è una cosa che non riesco a tirare fuori dalla calza, vediamo che cos'è. Questo è un anello porta smalto, è un prodotto che conoscevo perché mia cugina me lo aveva regalato 2 anni fa a Natale, però averne uno di scorta comunque può essere utile. Vi faccio vedere come funziona per chi non conoscesse questo oggetto, praticamente si mette esattamente come un anello. Poi si prende lo smalto, si inserisce qui all'interno, così, in modo che rimanga fermo. Poi voi ovviamente togliete il tappo, prendete il pennellino e vi andate a distribuire lo smalto sulle unghie ed è comodo perché rimane proprio fermo. Quindi evitate che si vada ad abbattere sul tavolo, che si vada a rovesciare, cosa che tra l'altro a me è anche già successa. Invece con questo, insomma, può essere una cosa innovativa, una cosa nuova, un po' diversa. Quindi un anello porta smalto di riserva perché io ne avevo già uno, però sono contenta. Magari anche questa sarà una di quelle cose che mi posso portare in viaggio, quindi ne tengo uno a casa e uno per i viaggi. Poi qua c'è ancora una cosa, poi basta perché è vuota. Sono dei campioncini sempre di Bottega Verde. Vediamo cosa sono. Crema corpo al pepe rosa. Poi abbiamo una Goji Perfect latte micellare con estratto di goji, strucca e deterge con dolcezza per tutti i tipi di pelle. Eccolo qua. Poi abbiamo un trattamento contorno occhi nutriente protettivo all'olivo, quindi con olio d'oliva di Tenuta Massaini per pelli mature. Eccolo qua. E poi distillati di emozioni, felicità, basilico e fior di loto eau de toilette. Quindi questo è un piccolo profumino al basilico e ai fiori di loto. Io da buona genovese, quando mi parlate di basilico, mi viene in mente soltanto il pesto, però lo provo volentieri. E adesso andiamo a svuotare questa calza che è veramente gigantesca ed è pienissima di prodotti, quindi vediamo che cosa c'è dentro. La prima cosa è una confezione di Raffaello, questi qui da 4, sono buonissimi, io li adoro. Poi vediamo cosa c'è. Qui c'è una piccola confezione di confettini di Natale ripieni di rosolio. Questi sono quei confettini che hanno proprio il rosolio all'interno, che girano, diciamo, nelle drogherie, nelle pasticcerie nel periodo di Natale. Sono tutti colorati e sono buonissimi. Poi abbiamo un Babbo Natale Kinder Sorpresa, buonissimo e bellissimo. Una confezione di Tic Tac alla Coca-Cola. Questi sono quelli nuovi. Avevo visto la pubblicità, avevo visto che erano usciti questi Tic Tac alla Coca-Cola ed effettivamente mi incuriosiscono. Poi una confezione di caramelle Sperlari Lavazza ripiene al caffè. Io non lo bevo il caffè classico, quindi il classico caffè in tazzina espresso a me non piace, però mi piace tantissimo tutto quello che ha il sapore di caffè, quindi cioccolata al caffè, caramelle al caffè, gelato al caffè, quelle cose invece mi piacciono tanto, l'unica cosa che non mi piace è proprio il classico caffè.
Però le caramelle ripiene al caffè mi incuriosiscono tantissimo e credo mi piaceranno. Poi andiamo avanti, qui ci sono dei cioccolatini mini della Kinder Ferrero, questi qua della linea Safari. Io non so bene cosa sia questa cosa del Safari, perché non avendo figli non me ne intendo tanto, però i cioccolatini comunque piccolini sono sempre comodi. Poi proseguiamo perché è una calza, come vi dicevo, piena di cose. Qui abbiamo un'altra confezione di Kinder cereali, questa volta però sempre in formato mini, quindi quelli comodi da portarsi anche nella borsetta eventualmente. Poi non è mica finita, ragazzi, perché qua era una calza ricchissima, veramente ricchissima. Vediamo cosa c'è dentro ancora. Qui abbiamo delle caramelle fruittella senza gelatina animale. Io ho terminato per quest'anno con le calze, direi che la Befana è stata molto generosa perché questa era piena di prodotti dolci, cioccolatini, caramelle. Poi c'è stata quella di mio papà, la Befana della Kinder, che è bellissima e piena di prodotti ottimi. E poi quella Bottega Verde piena di prodotti make-up. Quindi una Befana originale, generosa e anche variegata nella tipologia di regalo. Io vi invito a farmi sapere nei commenti se avete trovato qualcosa di particolare nelle vostre calze. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi faccio tanti auguri per questa giornata dell'Epifania, che non dimentichiamo, è anche la giornata in cui arrivano i Re Magi a portare i doni a Gesù Bambino, quindi ha un significato religioso anche abbastanza importante. Mettete un like se il video vi è piaciuto e io, come al solito, vi mando un bacio enorme.